Ciao ragazzi e ragazze, oggi è il 25 novembre, ho cambiato il mio sfondo, adesso c'è una lavagna che presto si riempirà. 25 novembre, giornata internazionale, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Che cosa fa la TV di Stato italiana? Manda in pieno giorno, in un programma, un tutorial su come si fa la spesa. Ora, detta così, fa molto ridere, vi metto comunque il link al video nei commenti, scusatemi, nella descrizione del video. Mi spiace anche continuare a fare video solo mediamente lunghi, ma stanno succedendo un sacco di cose da analizzare. Dicevo, fa questo tutorial, fin qua potrebbe far ridere, haha, il tutorial per farsi la spesa della serie. Haha, il tutorial su come ci si siede o come si apre la portiera di una macchina, senza strani riferimenti a questioni pop come i Griffin, per chi lo può capire. Chi è cresciuto negli anni 90 li conosce, anche 80. No, non fa ridere, non è trash, non è teatro dell'assurdo, è maschilismo, è violenza. Perché? Perché il suddetto tutorial, che non posso mettere qui per ragioni di copyright, ma vi metterò il link anche al TikTok per chi ce l'ha, dove qualcosa si può vedere, cosa dice? Sostanzialmente che noi dobbiamo camminare con le gambe ben tese, con, come dire, alzando bene le ginocchia. Quando prendiamo un prodotto da uno scaffale in alto, non lo faremo in maniera goffa, ma lo faremo cercando delle movenze quasi sensuali. Ecco, non dice sensuali, ma questo si capisce perché addirittura il nostro palcoscenico sono le nostre, le corsie del supermercato. Ora, dalle nostre corsie ai nostri scaffali, addirittura possiamo fare un piccolo vezzo. Quindi un piccolo, come dire, movimento con la gamba, alzandola leggermente, quasi in segno di vanità, perché insomma anche quando facciamo la spesa dobbiamo essere intriganti. Allora, ho parlato di victim blaming, ho parlato di violenza psicologica, vi metto il link alla puntata di No Passa Nada dove parliamo di Kimmy Schmidt e la violenza psicologica, importantissimo tema. Oggi parliamo di microaggressioni. Perché questo è esattamente il messaggio che non va mandato. Che cosa ci dice un video di questo genere? Tra l'altro, un contenuto più che un video fatto da una donna, cioè con una donna dietro e una donna che fa queste movenze, no? Quasi fosse la modella della situazione, che è d'esempio, no? A tutte le donne italiane. Già questo è estremamente sbagliato, ma oltretutto l'idea che la donna sia un oggetto sessuale anche quando fa la spesa. Ora, io ho fatto questo, abbiamo fatto molte iniziative anche con Generation Warriors, io condivido sempre contenuti in questa giornata, però bisogna parlarne di più, bisogna parlare di più sempre, bisogna impegnarsi tutti i giorni a parlarne con le persone che vi stanno attorno. Non sapete a quanti commenti io rispondo su TikTok, non ce la faccio a rispondere a tutti che mi dicono: eh sì, però è anche colpa sua perché se l'è cercata, è anche colpa sua, magari non dicono se l'è cercata, ma se sta con uno così, allora deve farsi due domande. Oppure, vabbè, però allora tutto è abuso, ma allora non va più bene niente. No, ci sono delle categorie di cose che vanno bene e delle categorie di cose che non vanno per niente bene. Quindi, perché questo contenuto è un contenuto che mi fa ricordare di essere, cioè quasi mi fa pensare di vivere nel Medioevo? Beh, perché è un contenuto che sessualizza la donna, che la rende un oggetto, ma semmai comunque una persona, un ente che deve sempre essere perfetto e soprattutto sensuale. Per chi? Per gli uomini probabilmente, di fronte agli altri, ma probabilmente anche per una sorta di competizione, ecco, tra donne. Questa cosa mi fa veramente schifo e mi auguro che ognuno di noi e di voi possa rispondere a questa cosa rispondendo a certi commenti sui social e parlando da vicino con le nostre persone, con le persone che ci stanno accanto, perché non abbiamo idea di quanto questi commenti, questi atteggiamenti, anche quando non sono fisici, ma sono solo di contenuto, sono solo di parole, sono solo anche quasi solo pensati,
possono essere gravi e sono frequenti. Quindi complimenti alla RAI per questo contenuto decisamente educativo. Vi consiglio di andarvelo a vedere perché davvero dovete capire la differenza tra trash e, non lo so, schifezza e degrado e direi medioevo. Soprattutto poi però cerchiamo di entrare in azione, cerchiamo di parlarne e cerchiamo di raccontare che cos'è veramente la violenza e cerchiamo quindi così di combatterla. Smettete di dire che dovete preparare le bambine, cominciate a educare anche i bambini. Stop whining.